Nonostante i solleciti del sostituto procuratore presso il Ministero della Giustizia, dalla Turchia non è giunto alcun riscontro. Inoltre, il Ministero non ha ancora comunicato i tempi previsti per la rogatoria. Pertanto, il giudice per le indagini preliminari di Napoli, Federica Colucci, ha deciso di concedere un'ulteriore proroga di 180 giorni per l'inchiesta. Con queste parole, il giudice ha esteso di 6 mesi il termine per le indagini sulla scomparsa di Angela Celentano, la bimba di 3 anni scomparsa il 10 agosto 1996 dal Monte Faito, in provincia di Napoli. Se Angela fosse ancora viva, oggi avrebbe 31 anni. I genitori continuano a sperare che, sebbene non ricordi nulla di ciò che le è accaduto da piccola, possa vivere lontano dall'Italia con una nuova famiglia. Questo rimane il filone d'inchiesta attivo, nonostante siano passati 28 anni dai misteriosi eventi. Ma quale ruolo ha la Turchia in questa indagine? L'anno scorso, il giudice Colucci aveva respinto la richiesta di archiviazione e deciso di seguire la cosiddetta pista turca. Questa pista è emersa grazie a un'indagine condotta da Vincenza Trentinella, una blogger che, su consiglio di un prete, nel 2009 si recò sull'isola di Buyukada, situata nel Mar di Marmara, a sud di Istanbul, per cercare Angela. Al ritorno in Italia, Trentinella consegnò agli inquirenti una foto di una giovane che, secondo lei, somigliava alla bimba scomparsa. La blogger riferì anche dettagli su un presunto padre adottivo, Fafi Bai, un veterinario dell'isola. Per ottenere conferme sui suoi sospetti, si finse una turista interessata a curare un gattino e, grazie a un interprete, riuscì a ottenere il numero di telefono del veterinario, che poi passò alla polizia italiana. Per Trentinella, la ragazza nella foto era Angela, vittima di un presunto giro di adozioni illegali. Ma l'immagine consegnata agli inquirenti era sfocata, impedendo un confronto fisionomico accurato. Nel frattempo, la procura inviò alcuni uomini del ROS, raggruppamento operativo speciale, sull'isola per interrogare il veterinario segnalato dalla Trentinella. Per un clamoroso errore, fu interrogato un uomo con un nome simile, Fari Dal, anziché il vero sospettato, Fafi Bai. Questo malinteso avvenne perché il numero fornito dal veterinario era in uso anche a Faridal. Gli investigatori non notarono nemmeno che l'uomo interrogato non corrispondeva alla descrizione fornita dalla Trentinella, che aveva parlato di un uomo con una cicatrice sul collo. Nonostante questo, il giudice continua a ritenere che la pista turca debba essere esplorata ulteriormente, anche se finora ogni tentativo di chiarire la situazione è stato infruttuoso. Le autorità turche non hanno mostrato molta collaborazione con quelle italiane, complicando ulteriormente le indagini. Nel corso degli ultimi 30 anni sono state avanzate numerose ipotesi e seguite centinaia di segnalazioni, tutte senza esito positivo. Anche le testimonianze di chi era presente il 10 agosto 1996 si sono rivelate contraddittorie o poco chiare. Angela era in gita sul Monte Faito e stava facendo un picnic con i genitori e altri amici. Renato, un bambino di 11 anni all'epoca, ha dichiarato: «Sono sceso con Angela lungo il sentiero per andare a posare il pallone in macchina. Le ho detto di non seguirmi. A metà discesa le ho detto di tornare indietro dalla mamma, e così ha fatto». Un mese dopo, un altro bambino, Luca, di 12 anni, dichiarò di aver visto Renato e Angela mentre risalivano insieme il sentiero, contraddicendo così Renato. Nonostante il confronto tra i due bambini, le loro dichiarazioni rimasero discordanti e la questione non fu ulteriormente approfondita. La scomparsa di Angela rimane un mistero irrisolto, ma, nonostante il tempo trascorso, i suoi genitori continuano a cercarla.